Sulla piazza più significativa del mondo, nel cuore di una notte gelida, tra le braccia di una mamma e un papà poverissimi. È venuta al mondo così alle 2.30 della scorsa notte la piccola nata vicinissimo a Piazza San Pietro. L'hanno chiamata Irene. Ad aiutare la mamma, una romena 35enne, a partorire, un'altra madre, una poliziotta calabrese in servizio a Roma per il giubileo. Papà Rezvan, un quarantenne romeno, attira allora l'attenzione di una pattuglia vicina. Rezvan non parla italiano, è ancora spaesato per quanto accaduto e si fa aiutare a raccontare da un amico. La ragazzina è nata nei pantaloni da amore. La polizia ha chiamato l'ambulanza. Sale solo. Così abbiamo portato all'ospedale. Io ero l'unica donna in servizio, mi sono fatta un po' più avanti perché credevo che stesse partorendo. Quindi magari i colleghi erano un po' imbarazzati dalla situazione, ma quando sono arrivata la bambina era già nata. Però il cordone era ancora attaccato alla mamma, però la bambina era già nata e piangeva quando ci siamo avvicinati. Ho pensato di riscaldare la bambina perché era appena nata e c'era freddissimo stanotte. E allora abbiamo utilizzato la giacca della divisa di un collega, il mottitore interno in pile, cercare di riscaldarla. Era pronta a intervenire, ha avuto esperienza appunto? Ho avuto esperienze personali di mamma. E poi il 118 ci ha portato la signora con la bambina che si chiama Irene e poi i nostri neonatologi l'hanno assistita, sia la signora che la bambina stanno bene. Stamani a far visita a mamma e figli in ospedale è andato anche l'elemosiniere di Papa Francesco. Monsignor Konrad Krajewski in realtà ben conosce la storia di questa famiglia. Già più volte ha offerto loro un tetto dove dormire, ma i due hanno sempre liberamente rifiutato, ha spiegato il portavoce Vaticano, padre Lombardi. Entrambi romeni, arrivati da 5 mesi in Italia dalla Spagna, i genitori di Irene hanno già un altro bambino di 2 anni che vive in Romania con la nonna 80enne. La pensione della nonna ha fatto da garanzia in quel caso perché non fosse sottratto ai genitori dai servizi sociali. Ma che futuro può avere una bambina nata da genitori che vivono in strada? Subito informato di quanto accaduto è stato proprio Papa Francesco a offrire ospitalità a questa famiglia disperata presso la casa delle suore di Madre Teresa. Lì potranno stare almeno un anno in attesa che Rezvan trovi un lavoretto e restare così uniti come una famiglia insieme alla piccola Irene.